Oh, giovani amici dell'internet, oggi parleremo di budget. Nella scorsa lezione, che vi lascio qui nelle schede giù in descrizione, abbiamo introdotto il concetto di finanza personale. Beh, era scontato, ma oggi entriamo proprio nel vivo della gestione economica, introducendo quello che secondo me è lo step più importante di tutta la finanza personale, per cui non perdiamo tempo e partiamo con il timer. Per chi non lo sapesse, il budget o budgeting è un'arte, l'arte di gestire in modo dettagliato e organizzato ogni singolo centesimo che passa per il nostro conto corrente. Se stai guardando questo video e questa seconda lezione, probabilmente fai parte di quella ristretta nicchia di italiani appassionati della finanza personale, della gestione dei soldi e degli investimenti. Di video di investimenti ce ne sono tantissimi su YouTube, stanno uscendo veramente come funghi e attenzione, io adoro gli investimenti, ma probabilmente sarai d'accordo con me che l'investimento va fatto in ultima battuta e ne parleremo anche in queste video lezioni, quindi iscriviti se ti interessa. Prima però di poter investire anche un solo euro, dobbiamo capire tutto quello che la gente la maggior parte delle volte non racconta, la gestione dei soldi. E si parte proprio da qui, dal budget. Dobbiamo essere noi i padroni dei nostri denari, dobbiamo saperli comandare, dobbiamo saperli gestire e il budget ci aiuta proprio in questo. Oh, a cosa serve il budget? Nella fase iniziale il budget ti aiuterà a trovare nella tua gestione economica, nel tuo mensile, tutti quei soldi che spariscono e tu non sai neanche il perché. Partiamo dal presupposto che dovrai segnare per almeno un paio di mesi con carta e penna, piuttosto che utilizzando una di quelle app di finanza personale. Comunque ti lascio qualche app veramente fatta bene in descrizione. Alla fine dei due mesi, avendo segnato ogni singolo centesimo che hai speso, delle spese inutili che vanno ad erodere i tuoi soldi. Se per esempio hai l'abitudine di fare la colazione al bar prima di entrare al lavoro, beh, se riuscirai a segnarlo per un paio di mesi, potresti renderti conto che ogni mese 150-120 euro del tuo stipendio se ne vanno in cornetto e caffè. E chi alla fine vuole risparmiare o vuole investire, probabilmente non spende tutti questi soldi al bar. Questo ovviamente è solo un esempio, ma ti posso assicurare che non è tanto distante dalla realtà. È una cosa che è successa realmente a me ormai 4-5 anni fa, quando feci il mio primo budget. E purtroppo non c'è granché da fare. Se non sei milionario, se non gestisci in modo oculato e al centesimo i tuoi soldi attraverso il budget, non riuscirai né a risparmiare né tantomeno ad investire. Ti faccio una domanda: quanto spendi ogni mese di carburante? Beh, prima di fare il budget probabilmente risponderai fra i 50 e i 70 euro. Una volta che avrai fatto il budget però devi rispondere esattamente 55 euro. È chiara la differenza, eh? E mi raccomando, devi segnare tutto, sia l'affitto, il mutuo, che i 10 centesimi delle goleador. Non puoi permetterti di tralasciare neanche un singolo centesimo. Ma perché devi fare tutto questo principalmente? Perché dobbiamo passare alla lezione numero 3, allo step numero 3, ossia accumulare soldi. E soldi? Quanti soldi? Beh, quello lo vedremo nella prossima puntata. Quindi iscriviti al canale, attiva la campanellina, lascia like a questo video se ti piace questo format e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao giovani, grazie per aver guardato.